che torna, c'è ancora oggi, siamo ancora dietro di Varese, quindi avremmo dovuto fare altri passi e non ci partire da quel momento. Per cui è importante che da voi, i docenti, insomma, di instillare nei giovani quelli che saranno poi cittadini di una società di domani. Quindi è importante, è fondamentale partire dalle famiglie in sinergia con la scuola. Detto questo, io parto da due concetti fondamentali. Praticamente per me non è vero che i due generi vanno omologati o vanno, per me vanno complementari, vanno le differenze di genere, vanno difese, vanno valorizzate. Primo sentito invece, probabilmente penso che in realtà non bisogna tenere due mondi diversi, per me invece le nature sono diverse, sono diversi i vissuti, la natura e il modo di cose da affrontare. Di recente, ad una delle tante interviste, ho ascoltato una intervista importante. È imprenditrice di un'azienda che ha adattato la visione femminile e funziona benissimo, non solo le etichette positive, io l'ho citata anche nella mia iniziativa che se non sempre ci chiede, ma è importante perché vanno riconosciute quelle che sono le esigenze che non dobbiamo negare purtroppo dei tempi di cura della donna, perché è nella natura anche della donna, bisogna complementare con l'uomo, assolutamente, dobbiamo adattare l'uomo alla donna, ci vuole la donna, ma è inevitabile che questo perché io nel mondo del lavoro, particolarmente delle telecomunicazioni, mi occupo, siamo migliaia e migliaia di lavoratrici, soprattutto quindi all'80% donne, sono in call center, lavoriamo per le poste, lo spettacolo anche. E quello che emerge in quel 33% di occupazione femminile che è stato detto prima, che il problema maggiore all'interno del luogo di lavoro è proprio la conciliazione. Oggi ovviamente i ragazzi ancora non hanno questo problema, non conoscono questi tempi, però probabilmente se conoscerà i tempi delle loro mamme, sanno quanto è difficile la loro assenza magari dalle, da casa e quanto sono impegnate sui luoghi di lavoro. Noi stiamo facendo veramente, ci occupiamo anche di questo, perché io delega le pari opportunità, non è il mese di marzo delle donne, perché ormai tutto marzo è dedicato, ma mi occupo ovviamente tutto l'anno e tutti gli anni da quando la delega su questa, sulle pari opportunità, e non è l'unica delega. E mi scontro da anni non solo con un problema di, culturale, soprattutto del sud, perché le aziende ritengono di non dover investire da questo punto di vista, di non dover riconoscere le esigenze delle donne. C'è dal 2000 una legge importantissima, 53/2000. Siamo ancora fermi al 2000, questa legge non riusciamo a renderla esigibile. Se non gran parte del nord lo fa, alcune aziende che fuori del sud riescono ad applicarla, ed è una legge che concerne, che punta proprio sulla conciliazione dei tempi di lavoro, dare fondi, dare soldi che vengono dalla comunità europea per consentire alle aziende di valorizzare le esigenze appunto delle dipendenti che hanno dei figli, che consentono praticamente di avere turni agevolati, turni fissi, ricevendo in cambio dei soldi. Al sud questi fondi non vengono mai utilizzati, tornano all'utente, perché c'è alla base un problema culturale proprio del sud rispetto al nord, lo devo ammettere, perché io sono anni che combatto con le aziende e in questo senso veramente dico molto a volte, vado da alcune aziende a proporre a informare insomma di queste leggi, anche se in realtà conoscono meno. E quello che farò nell'ultima iniziativa di questo mese è proprio quello di presentare a fine iniziativa un documento a tavolo tecnico dove ci saranno questori, chi sapeva con cui lavoro moltissimo, affinché la legge 53/2000 sia tecnicamente fattibile e ignobile e sia riconosciuta da tutte le aziende. Quindi a voi mi invito, cioè veramente, di approcciarvi usciti dalla scuola con un'idea della donna e dell'uomo che sia contestuale, che non sia ancora ferma veramente a un centro anni fa. Quindi il mio invito è quello di cogliere anche l'occasione di questo lavoro che c'è stato sulla parte del coordinamento promotore, della scuola che ha voluto coinvolgere tutti, di cogliere questo momento, di farne insomma di farne frutto, soprattutto all'uscita della scuola, perché sarete cittadini di domani. Il mio invito è veramente di non dover ritornare ai passi di tanti e tanti anni fa, ma di concederci qualcosa di più, di raggiungere dei passi avanti veramente.